comunque. Comunque, sì, abbiamo Welcome Tradici, back to the Veintop field, contro Vladimir. Sarri. Nella nostra Italia Vediamo cosa non riuscirà a c'è fare. spazio per i campi rom. Ancillotto, 20 mesi, bentornato Bruno alla Felix Army. Grazie mille, caro. Oddio. Beethoven Simulator, aspetta. Ma veramente succedono delle cose strane. Vabbè. Hello. Oh, Munchin! Bentornato a Felix Army, carissimo. Che ha rubato l'audio? È stato Sergio, ragazzi. Secondo me è stato Sergio. Oh, ma che cazzo vuoi? Ah, what? Ma ho 5. Mannaggia. Ecco, perfetto. Metti in Iron, sì, anche se non sono in Iron. Vabbè, è meglio il macete che niente, rip pozze. 150 gold buttati. Perfetto, proprio a Twitch che serve tanto sustain. Niente, vedete, colpa del suono. Vabbè, dai, almeno abbiamo il macete. È comunque più importante delle pozze. Cioè, avrei avuto un botto di sustain, ma se non prendo exp non è worth. Se non prendo exp non è worth avere il sustain. Eh sì, però ho missato questo, ho missato lo stun. Dai, ma lo sa, what the fuck? Sì, ma sei Bocelli! Cioè, due stun su due è riuscito a missare questo. Due stun su due. Dai, pozze te ne fai niente, fidati che all'inizio ti servono. All'inizio ti servono. Bene, ha ucciso Vladimir, ok. Ma niente, vado back. No, riesco a farmi un altro campo. Riesco a farmi il Gromp. Lo smaitiamo e via. Devo cambiare un sacco di cose, raga, qua. Ok. Ok, prendiamo questo. Twitch troll. Ma in realtà ho fatto anche bene. Io ho fatto anche un bel gank. Lì bastava prendere lo stun. Il flash lo prendevamo sicuramente. Chissà che non ci scappasse anche una kill. No, perché l'ignite non l'abbiamo, però. You never know. Triumph, mannaggia. Non ha fatto in tempo il Triumph. Vabbè, vabbè. It's ok, it's ok. Ok. Per poco, Se solo avessi avuto le pozze, Se solo avessi avuto le pozze. Le pozze danno solo exp e soldi. Beh, la maggior parte sì, tranne questo qua che dà un buff, cioè questi due sono i buff, questo e questo qua sopra, sono i buff. Quello blu dà rigenerazione mana e cooldown reduction, quello rosso invece dà un effetto che ti dà rigenerazione vita, e molti non lo sanno che Red recupera vita, i nabbi. Ti dà rigenerazione vita e
E gli attacchi fanno del danno aggiuntivo. Bruciano il nemico, diciamo. Gli attacchi. E slowano anche un pochino la velocità di movimento. Quindi, insomma, diciamo che uno è molto più forte per i maghi che usa le abilità e l'altro invece per chi usa gli autoattacchi. Ma Nunu è Afk o Afk Farm? Quello sicuro se ne va. Un HP, a posto. Ottimo. Almeno sappiamo che non è Afk. Tattara, tattara. Quindi ti faccio il sub. È un'ottima idea. Bella bomber. Naboli. Scoperto che Red curava prima degli effetti dei soliti attacchi, Gente che non lo sa. Fragual è stato flammato durante all'inizio del Moba Rogue perché l'ha scoperto lì. Infatti mi chiedo come sia possibile, però vabbè. Scobè stava trollando. Non era possibile che non lo sapesse. Cosa pensa il collegio? Un cazzo, non lo guardo. Penso che non mi interessa. Ci arrivo mid, ma non è un problema, direi. Non è servita un cazzo, sono morta. Vabbè. Amen. Alle scale. La monnezza fermentata la trovi solo a Napoli. Ok. Grazie il messaggio. Devi è bentornato nella Felix Army. Grazie il terzo mese di Prime. Bentornato. Sta partita è veramente iniziata col culo. Vediamo se riesco a caricarla lo stesso. Bot almeno sta andando bene. Grazie, bello. Per le kill sei destinato a morire. What? Lì forse ho preso una sturettata in più. Avevo paura di un ammazzarlo con lei. Oh, bravi bot. Arrivo. From out of the sewers comes doom. Questa le lascio frizzata. Che senso ha, scusami? Serat. No, Gilix, l'hanno messo anche per l'app, finalmente. L'hanno messo anche per l'app. Ciò che è stato nerfato è ancora forte. Lo so, lo so. Cioè, alla fine gli hanno nerfato semplicemente il primo giro per dire non si può fare i campi così in fretta. E lo capisco, infatti, non mi lamento di quel nerf. Non per questo, però, tornerò a giocarlo. Inizia a streamare Paolo. Non lo so, non lo seguo. Oh.
Miracolo che ci sia ancora. Ma Nunu che sta facendo? Come counter jungle. Fa un gank ogni 20 minuti. Signori dicendo: fra tre mesi si sgombera. Fra tre mesi qua arrivano le russe. Qui? Boh, io non so cosa stia facendo Nunu. Sincero. Ah, eccolo là. Vado back e poi vado bot. Bravi. Basta, lascia, non la prendi. Occhio. Vabbè. Oddio, no. Ecco, niente. Vabbè. Che palle. Ok. C'è una ward sicura. Ah. Mannaggia, meno male che non mi ha preso. Porca puttana. Meno male che non mi ha preso. Andiamo back. Zirel, benvenuto nella Fierix Army, caro, grazie mille del tuo Amazon Prime. Grazie mille del Prime, bello. Che male flash con la D, sai, essendo più vicino al mio indice, preferisco, visto che è la spell più importante da usare, essendo che preferisco averla più vicina. Grazie Zirel, benvenuto. Il flash sulla D, ragazzi... Ovviamente voi immaginate come mettete le dita. Pensate a quanto tempo ci mettete per andare sulla F rispetto che andare sulla D. Essendo che la considero la spell più importante, preferisco averla lì. Poi la gente, F sta per flash, grazie. Siete dei geni, ragazzi. Allora la U sta per ultimate, mettetela nella U. Le tende, non lo so, anche se non le ho le tende. Do fuoco alle tende, cazzo. Ma porca puttana, tutto sanno questi. Dove cazzo è? Che palla, flashato. Niente. Non penso di averlo mai... Non avergli mai visto prendere uno stun a questo. Mai. Neanche per sbaglio l'ha preso. Sì Paoloni, ma lo smite parti col presupposto che devi usarlo. Cioè il tipo, sai che devi stilare lo smite e devi fare il drago? Stai pronto. Il flash non lo sai quando ti arriva un nemico addosso dal cespuglio e devi istantaneamente prendere il flash. Quindi non puoi mettere in paragone queste cose. È importante, ho capito, ma il drago lo sai quando vai a farlo barra stilarlo. Quindi ti puoi preparare psicologicamente prima. Ti esce il tizio dal muro, non ti sei preparato. Devi pigiare, tiri un pugno sulla tastiera e prendi il flash.
Non esiste spell più importante del flash. E poi comunque, ripeto, non cambia un cazzo, dipende dall'abitudine principalmente. Welcome to the Fury Army. Your team has destroyed a turret. Sì, Bobby. Via! Ricky Saucer Giftela Tier 1 su 2 è sottolineato Q1 e 12. Sveglia! Signori! Ricky Saucer Gifteda Tier 1 Suntus Steve sottolineato. Io vorrei fare questo, però insomma. Ma che cazzo? Ricky Saucer! Ricky Saucer Gifteda Tier 1 Suntus Andrea Curti sottolineato 04. Grazie Ricky Saucer! Gentilissimo, bro. Cacchio, Ricky Saucer c'è. Ricky Saucer Gifteda Tier 1 su 2 lunga 0 HNNYGLAM0. Ciao questo che poi vado top. Ok. Ricky Saucer Gifteda Tier 1 su 2. Schippo. Ricky Saucer, grazie mille dei sub regalati. Cacchio, saperlo prima. Probabilmente non lo sapevi, però il sabato 2 ci sarà una maratona con dei sub goal importanti, quindi mi raccomando, tieniti qualcosa per la maratona, perché sarà sabato 2 novembre, da mezzogiorno a mezzogiorno. Ve lo dico ragazzi, promemoria, mi raccomando. Così insomma. So che il reddito è sempre apprezzato ovviamente, te lo dico perché magari hai più interesse e ti prepari. E Yulao, benvenuto a Felix Army, bello, grazie mille il tuo Prime. Grazie tante, benvenuto. Comunque Ricky Saucer è sempre sul pezzo sto ragazzo. Oh. Comunque sono messo bene, devo dire, non mi lamento. Oh, finalmente è riuscito a farmi un campo. Tic. Quel farm lì non lo butto. Quel farm lì non si butta, ragazzi. Sono soldi questi. Aia. Ho il top. Loro probabilmente fanno questo, però. Se li pushiamo così è peggio per loro. Li tirano giù il mondo. Devono per forza tornare, non possono far solo l'Herald. Vabbè, li tirano giù tutto, non è un problema. Cioè, è un problema per loro. Vai, stai pure top, Yasuo. Stai pure top, Yasuo. Stai pure. Ancillotto, ma io che ne so, scusa. Per quale motivo dovrei sapere se il perché Paolo è tornato a casa sua? Purtroppo non ne ho idea, mi dispiace. Mia nonna fa lasagne buone. Beh, penso di sì. In genere le nonne sono molto brave in questo. Le nonne riescono bene, diciamo.
Buonasera, un problema con LOL. Non posso giocare neanche una partita, ma non capisco perché ci sono champions troppo forti. Ma perché proprio non mi fa entrare nella schermata di caricamento? Mi fa solo vedere il tasto e connetti. Spero non succede assolutamente nulla. Già prendo... King Fafo, se c'è il tasto e connetti, ti vuol dire che cioè che sei in partita. Però allo stesso tempo non. Mi fa strano. Cioè, il tasto e connetti ti te lo dà se sei in game. E se non succede nulla, non so veramente come aiutarti. Non mi è mai capitata sta cosa. Tiamat, benvenuto una Felix Army, bello. Grazie tante del sub. Tutti Xert, oh vabbè. Fatto quel che poteva. Grazie Tiamat, bentornato. E grazie anche a Gilix, benvenuto bro. Grazie mille del tuo Prime. Benvenuto a Felix Army. Vi ricordo ragazzi, che per chi magari non lo sapesse, se siete abbonati potete fare punto esclamativo Telegram e vi arriverà in privato il messaggio con il link per il gruppo Telegram degli abbonati. Mi raccomando, entrate nel gruppo Telegram degli abbonati. Ci sono tante memes. Se la 8 mesi, viene come sotto benvenuto, casa no, 8 mesi a Gilix. Hanno subato in due. Dà soltanto fastidio. No, Tiamat bentornato che sono 8 mesi. Gilix benvenuto che ha appena subato. Rune Uzi, eccole qua. Ho ringraziato entrambi. Tops open. Le top, più di una. Può fare un ob1 con me? Perché devo rischiare quando il mio team sta pushando bene top? Andiamo mid a fare il nostro lavoro. Lascia pure che faccia il blu. Gli apriamo la base. Okay. Ottimo. Aperti. Ok. What? Questi? Dove sono usciti? Mi piace molto, sapete. Non può che non lo giocavo, sto bel champ. Un bel troll pick per superare il silver. Un bel troll pick in senso forte. Vabbè. Malphite AP. Malphite AP è... Cioè se vuoi salire, se invece vuoi divertire, c'è il trend AP che è veramente sexy. Pronto? Sì? Buongiorno, la signora Anna? No, la signora Anna è morta. Proviamo. Ah, mi dispiace, noi abbiamo preso il numero dall'elenco. Purtroppo fighter senza la ulti non è stata una bella idea. My bad. Questi signori dicendo... My bad, devo aspettare la ulti. Vabbè, dai. Tra 3 mesi qua arriva. Non è più troll, allora non lo so. Ragazzi, guardate i miei video e scegliete qual è il vostro preferito. Cioè, io quelli gioco, sono sempre gli stessi. C'è la Mumu mid full AP. Anche giungla. Mumu full AP, dai. Ma di diverse categorie. Consiglierò la Mumu full AP. Minchia, non fa caldissimo, Vabbè. Oh,
Boh, io tiro dritto qua. Farmo tutto quello che posso. Questa casa di merda. Apposta. Poi faccio l'infinity e faccio i culi. Aia. Meno male che l'ho visto subito. GG. 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 Fieri Pog. Non riesce a farsi un 1v1 Vayne. Vayne oltretutto fiddata. Io vi giuro non riuscirò mai a capire quel champ. Cazzo, non riesco a prendere l'inhibitor qua. Oh, con lui si... Vabbè. Prenderemo quello top, per dire. No. Invece nessuno dei due. Non ho capito perché Brand è andato top, sinceramente. Cioè, perché non poteva venire in mid con noi? Boh. Boh. Non abbiamo preso neanche un inibitor. Vabbè. Non lo capirò mai. Non sembra troll sto Twitch. Non ho mica detto che deve essere troll. Ho scritto placement. Ho scritto placement nuovo. Cioè, placement di uno smurf. Ma non funziona Telegram. Non cliccarci sopra. Fai copia e incolla nel... Cioè, l'ho anche scritto il messaggio perché boh, è buggato. Fai copia e incolla nel browser. Ci sia un backdoor? Non ho un cazzo da di... Vai. Due inibitor anche se ci muoio è perfetto. A me va bene, sinceramente. A me va più che bene. A me va più che bene. Sinceramente, per questi due inhibitor, gli diamo pure 1000 gold a quel tizio. Tanto in uno può fidarsi quanto vuole, ma... Però poi finisce. Adesso ci prendiamo questo. Lo scudo e tutta la Madonna in croce. Ma come fai con un... Gli ho dato un botto di soldi, ma sti cazzi, raga. Grosso salame. Sì, Nick, bene, bene, è andato. Ehi! Minchia, sono al 16. Tende, non so, anche se non le ho le tende, non fuoco alle tende, cazzo! Sì, ma Nuno sta trollando, cioè che cazzo fa bot? Comunque veramente tutti a DC siamo. E due mage.
Non riusciamo a chiuderla. Vediamo questo. It's me! Cos'è sta nuvola? Dove? Ah, il tuono, dici? È la mia emote. E quando ci sono i tuoni, tanto ci sono. Noi mandiamo una letterina a questi signori dicendo: fra tre mesi si sgombera, fra tre mesi qua arrivano le russe. Pazza Vene, sei pazza. Oddio che culo. È sopravvissuta. Ah! Vabbè. Troppi cc. Altri 3000 gold e via. Sono pieno di soldi, raga. What the fuck? Anna, cos'è quel messaggio eliminato? Una cosa del genere da permaban. Cos'è quel messaggio eliminato lì? Ma hai visto che cazzo ho scritto? Una cosa del genere non deve essere tollerata da nessuna parte. Sì, mi sa caduto il QSS. Tanto una persona che entra e scrive una cosa del genere di certo non ha voglia di stare in chat, quindi se la banni o no non penso ne freghi un cazzo. Però una cosa del genere non la vogliamo in chat. Proprio clemente, sì dai. Allora all'inizio bisogna un attimo regolarla. Cosa vuol dire smurf? Vuol dire puffo. E si intende per un account secondario di livello più basso. Snake non si può dire. Era una cosa molto molto omofoba. Non si può ripetere. Vogliamo andare di Baron. In effetti non dovrei essere bot. Vabbè, dagli ammazzare la torre qui, min. Ma che cazzo state facendo? Vabbè, contenti loro. Contenti loro. Bella Pato! Buonasera! 300 gol per tu, infatti non si butta mica via. Così finiamo la partita da più ricchi. C'ha il suo perché. Ma sono stati tutti bravi, non ce n'è stato nessuno pessimo. Lui ha particolarmente dato un impatto alla bot che ha aiutato molto. Sai com'è? Non c'ha più una torre, sono morti tutti, il bar. Vabbè, oh. Oh, Silver 4, vai. Signori, Silver 4. E si va su. Molto bravo, Brand. Vedete, nessuno ha giocato male. Diciamo che loro due hanno dato meno impatto, ma... nessuno ha fidato, ecco. Vedete perché non bisogna giocarlo l'uno? Cioè, 6-10-3, ma che impatto vuoi dare con un tank? Al massimo ti ignorano e basta.
Cioè, sì, dai molto impatto, ma se il tuo team... Non dico che non è buono, anzi, è buono uno come jungler, però... È troppo dipendente dal team. Se il tuo team fa schifo, non fa un cazzo. Con Twitch, se tu sei particolarmente bravo, puoi fare 1v9, e non è il mio caso, ovviamente.